Buongiorno, oggi il Vangelo è praticamente quello successivo al Vangelo di ieri, quindi siamo nel capitolo 5 di Giovanni e i versetti sono dall'1 al 16, anche se in realtà poi i versetti 17 e 18 sarebbero molto legati a questo Vangelo, però finisce al 16. Si tratta di una guarigione che noi sappiamo nel Vangelo di Giovanni, le guarigioni sono dei segni, cioè sono delle opere che Gesù compie per parlarci di una guarigione e di una salvezza più grande, che è una salvezza totale, che è quella che lui ha operato vincendo la morte e dandoci una vita nuova. Questo Vangelo è molto molto profondo ed è pieno di cose belle, importanti, penso che ci possano veramente aiutare tanto. Allora, innanzitutto la scena è una piscina che si trova presso la Porta delle Pecore. Gli scavi archeologici l'hanno anche ritrovata questa piscina a Gerusalemme. E in questa piscina, diciamo al bordo di questa piscina, giaceva un grande numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici. Perché? Perché in questa piscina succedeva un fatto: a un certo punto si agitavano le acque e gli israeliti vedevano in questo agitarsi delle acque l'ingresso nell'acqua di un angelo, per cui il primo che veniva portato o riusciva a buttarsi dentro l'acqua. Quando c'era questa agitazione delle acque, guariva. Per cui stavano tutti lì, appaiati, aspettando che arrivasse, che si muovesse l'acqua per buttarsi dentro la piscina, un po' tipo, vabbè, tipo quando giochi a 1, 2, 3 stella, no? Che stai così, non 2, 3 stella, rubabandiera, che stai così fermo perché se ti chiamano, appena ti chiamano devi correre. Allora c'è questo malato, c'è questo uomo infermo da 38 anni. 38 anni è un numero che ritroviamo nel libro del Deuteronomio, al capitolo 2, è un tempo preciso 38 anni nel Deuteronomio, cioè è il tempo che ha impiegato a morire la generazione che non aveva creduto che si poteva entrare nella terra promessa. Sapete com'era la storia della terra promessa? Si arriva alle soglie della terra promessa, una terra bellissima, frutti meravigliosi. A un certo punto gli israeliti dicono: va bene, mandiamo degli esploratori a vedere che terra è, come possiamo fare. Giosuè dice: mi sembra una buona idea. Mosè dice: mi sembra una buona idea, vanno gli esploratori, ma non rimangono spaventati dai popoli che abitano la terra, per cui tornano e dicono: non si può entrare, questa è fuori dalla nostra portata. Incredulità. E allora Dio decide di mandarli a girare 40 anni nel deserto, perché doveva dare tempo a quella generazione incredula di morire per far entrare nella terra una generazione che ha fede, che si fida di Dio. Allora, i 38 anni in Deuteronomio 2,14 sono proprio il tempo che questa generazione incredula impiega per morire. Questo è un punto importantissimo. Allora, Gesù si avvicina a questo malato e gli fa una domanda che potrebbe sembrare scontata, ma non lo è, soprattutto alla luce di quello che abbiamo detto del Deuteronomio. Vuoi guarire? E il malato non risponde a questa domanda. Signore, non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si agita. Mentre infatti sto per andarvi, un altro scende prima di me. Ma Gesù non gli ha chiesto: tu hai i mezzi per guarire? Hai qualcuno che ti porta nella piscina? Riesci a buttarti nella piscina rotolandoti anche se sei paralitico? Non gli ha chiesto questo. Gli ha chiesto: ma il tuo desiderio qual è? Tu vuoi guarire o non vuoi guarire?
Di fronte a questa risposta, Gesù gli dice: alzati, prendi la tua barella, dice la nuova traduzione, non è bellissimo come termine, prendi il tuo giaciglio, prendi il tuo lettuccio e cammina. E quello si alza e cammina. Ora, bisogna sapere che alzati, il verbo alzati, è il verbo egeiro, che è il verbo della risurrezione. Cioè Gesù Cristo ha risuscitato quest'uomo. Risuscita, gli ha comandato di risuscitare. Per questo questa guarigione è un segno. È un segno della risurrezione. Quest'uomo era come morto, tutti questi malati adagiati a questa piscina erano come morti. Arriva Cristo e senza l'ausilio dei mezzi normali per guarire, per aiutare, per opera una risurrezione con i suoi mezzi, con i suoi, e il suo mezzo è uno solo, la parola. Glielo dice. Ora, siccome questo giorno in cui Gesù ha fatto questo segno, questo miracolo, era sabato, i giudei chiaramente, che devono sempre, si arrabbiano. Ma non si arrabbiano stavolta con Gesù, perché Gesù non ha neanche fatto il fango come aveva fatto nell'altro miracolo, non ha fatto niente, ha parlato solo, se può parlare di sabato. Si arrabbiano con il malato, ex malato, perché sta portando il suo giaciglio. Perché Gesù gli ha detto questa cosa strana: porta e prendi il tuo giaciglio, cioè portatelo appresso. Allora, siccome questo viene considerato dai giudei ligi, moralisti, un lavoro, allora si arrabbiano con lui. No, no, tu questo non lo puoi fare di sabato. E lui giustamente gli risponde: fratelli miei, mo va bene tutto, va bene la legge, va bene, ma a me questo, io so 38 anni che sto male, a me questo qui mi ha guarito in un secondo. Mi ha detto: prendi il tuo lettuccio, io prendo il mio lettuccio. Se mi diceva prendi accapocciate quello spigolo, io prendevo accapocciate quello spigolo. Se mi diceva fai così che cominci a volare, io facevo così che cominciavo a volare. Quest'uomo è pieno di gratitudine per Gesù, mi ha guarito. Questa è la gratitudine che sarebbe la gratitudine propria dei cristiani, che sanno di essere graziati. Sappiamo che il Signore ci ha fatto tanto, dovremmo avere il cuore sempre che ci scoppia di gratitudine verso di Lui. Invece stiamo sempre a guardare quello che ci manca. Prova a considerare in questa giornata, prova a considerare le grazie che Dio ti ha fatto. Quello che già ti ha fatto, e vedrai che il cuore piano piano ti si riempie di gioia, perché te ne ha fatte tante di grazie il Signore. Ma i giudei gli dicono: e chi è questo che ti ha dato quest'ordine? E questo improvvisamente si rende conto che non lo conosce Gesù. Non risponde, non lo sa. Allora va nel tempio e Gesù lo va a cercare lontano dalla folla, sempre così fa il Signore. Ti cerca lontano dalla folla. Questo anche è un tempo in cui per necessità siamo lontano dalla folla. Forse è un tempo in cui il Signore ci può cercare. Allora sei guarito, gli dice, carina questa cosa, dice, ecco, sei guarito. Come per dire, mo hai risolto i tuoi problemi, sei guarito, contento. Beh, sarà stato felice quest'uomo, no? Non peccare più, perché non ti accada qualcosa di peggio. E subito l'uomo va a dire: è stato Gesù! S'era ricordata la domanda. Chi è? Non lo so. Adesso l'ha conosciuto e va, diventa un testimone, un annunciatore, un discepolo, un apostolo. Da malato a apostolo. Questo è quello che fa il Signore con noi. Ma non peccare più, perché non ti accada qualcosa di peggio di 38 anni di paralisi. Qualcosa di peggio. Che peccato c'ha questo paralitico? Sono i peccati morali, è questa malattia che è simbolo del peccato in senso generale? In altri punti della scrittura sì, qui no. Qui il paralitico non è colpevole della sua paralisi, ma un peccato lo fa. Non si fida di Gesù, è incredulo. Quando Gesù gli dice: vuoi guarire? Non
Praticamente gli risponde: io non ho un salvatore, io non ho nessuno che mi salvi, e ce l'ha davanti Cristo. Io non ho nessuno che mi salvi. Se qualcuno mi portasse dentro l'acqua, cioè lui non pensa che Gesù ha dei mezzi diversi. Lui pensa che Gesù per guarirlo lo deve prendere e lo deve mettere dentro l'acqua. E certo, perché Gesù è uno qualsiasi. È uno che non sa fare le cose, è uno la cui parola non significa nulla, ma così è come consideriamo noi tante volte Gesù, come uno che non ha potere. Per cui noi pensiamo che Gesù ci debba aiutare, debba guarire le nostre ferite, debba tirarci fuori dai nostri peccati o tante volte dai nostri vizi. Tante volte noi stiamo di vizi, nei peccati, e non usciamo, abbiamo dei giudizi, delle cose che non guariscono. E tante volte non guariscono perché noi rispondiamo come questo paralitico, cioè non riconosciamo a Gesù l'autorità di un Dio onnipotente, ma pensiamo che sia un uomo. Per cui se ho dei traumi legati alla mia infanzia, allora io penso che bisogna fare tutto un percorso. No, può darsi che Gesù ti guarisce con una parola. Può darsi che Gesù in un attimo ti risuscita. Non ha bisogno dei mezzi umani. Cristo trascende i mezzi umani. È Dio. Tant'è vero che ci sarebbero tante altre cose interessanti. Lui si mette al pari di Dio nel rapporto con la legge. La legge dice sì, ma io dico un'altra cosa. A parte che poi la legge dice che in quel giorno era il compimento della creazione e Gesù, guarendo, ridando la salute a un malato, sta portando a termine la creazione. Quello era il tempo in cui l'uomo e Dio contemplava la sua opera. E Gesù Cristo riporta l'opera della creazione al livello di poter essere contemplata, ristabilendo ciò che il male aveva distrutto. Insomma, anche dal punto di vista della legge, Gesù ha fatto un'opera meravigliosa. E questa cosa che fa il paralitico, portati il lettuccio. Perché Gesù gli dice: prendi il tuo giaciglio? Perché ti devi sempre ricordare chi sei, ti devi sempre ricordare da dove ti ha tratto il Signore, altrimenti pensi che sei stato tu che sei stato bravo. Invece noi siamo dei morti che Dio ha risuscitato, siamo dei malati che Dio ha reso sani, ma veniamo sempre da lì, dobbiamo sempre ricordarcelo. E tante volte quando nella nostra storia ci rivengono fuori delle ferite vecchie, degli atteggiamenti, facciamo delle cadute è perché la cicatrice il Signore ce la lascia per l'umiltà, per ricordarci chi siamo, di quale pasta siamo fatti, che siamo polvere, che siamo poveri, ma che questa polvere è stata, come la saliva del Vangelo di domenica, questa terra che viene impastata con la santità di Dio. Noi siamo tutte e due le cose. Va bene, allora, non so se avete capito questo Vangelo che cosa ci dice. Dio sta davanti a te e ti dice: guarda, quello che mi spaventa di te non sono i peccati che fai, ma è un peccato solo, l'incredulità. Nel Vangelo di Giovanni il peccato è l'incredulità. Quello è il vero pericolo. Ma io sono debole, io ho fatto questo, io ho fatto quell'altro. Sì, ma se tu credi in Dio, Dio ti risuscita. Non è il grave non è quello che hai fatto o quello che non hai fatto. Il grave è se tu credi o non credi che Dio ti può tirare fuori da qualsiasi situazione, da qualsiasi morte. Il nostro vero peccato. Vai, non peccare più, perché se no ti accadrà qualcosa di peggio. L'incredulità è peggio di 38 anni di paralisi. L'incredulità. L'unico peccato che è il peccato degli israeliti nel deserto. Si sono trovati davanti a una terra meravigliosa, Dio gli ha detto entrate, e loro hanno detto è troppo difficile, non ce la facciamo. Guardate che noi siamo così. Noi stiamo sempre a guardare le nostre forze, a misurare le nostre forze, le nostre capacità e non diamo a Dio la possibilità di fare cose che trascendono le nostre forze, di andare al di là delle nostre capacità. Dio sempre ci chiama a fare cose più grandi, impossibili, e se noi non abbiamo questa fede, rimaniamo bloccati. E magari abbiamo Cristo davanti che è disposto a fare un miracolo e noi non glielo lasciamo fare perché misuriamo le nostre forze. Allora io vi invito, questa parola ci invita a tutti, anche in questo tempo difficile, a trascendere noi stessi, a guardare Cristo e a dire: Signore, tu puoi tutto, io credo in te. Chiediamola, imploriamola questa fede, imploriamola, perché anche se non abbiamo i mezzi soliti, dobbiamo
di santificazione, come in questo Vangelo, era buttarsi nell'acqua, per noi sono i sacramenti, la vita della Chiesa, la comunità, il lavoro, ci mancano tanti mezzi normali. Cristo può donarci, non solo può, ma lo fa, e ci dona la grazia senza i mezzi normali, senza i mezzi quotidiani, perché Dio può tutto, perché Dio è Dio.